Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Street Eater. Oggi siamo a Ferrara, siamo già vicino alle mura, stiamo per entrare in centro. Il centro di Ferrara, ragazzi, è bellissimo. Anche oggi ci aspettano diverse calorie, siamo pronti. Lo stomaco mio e del mio compare Luca sono belli carichi, quindi pronti, andiamo. Prima tappa Mordicchio, siamo in centro a Ferrara, bellissima come sempre a livello di architettura, mi piace un sacco. Le piadine qui non vengono chiamate piadine, ma si sono voluti differenziare chiamandola pancotta, proprio perché è differente dalla ricetta della piadina. Qui non usano né strutti e né bicarbonati, quindi è differente, proprio la ricetta è differente, quindi viene chiamata, hanno deciso di chiamarla pancotta. Allora io prenderò questa da qua, Capel da Festa, che è con la salamina da sugo tipica ferrarese, e Luca prende una Mordicchio 98. Hanno dato le salviettine per pulirci, gentilissimi. Questo, ragazzi, è quello che mi ha speso. Questa è quella che ho preso io, squacquerone, la rucola, la salama da sugo. Tanta roba. Wow. Buonissima. Vedete, non è lievitata. Quindi è molto sottile rispetto alla piadina romagnola. Buonissima. Ragazzi, Mordicchio approvato. Wow. Com'è? Molto buono. Questo è light. Sì. Quella decina di euro li vale tutti, cioè è strabbondante. Si vede che non riesco a mangiare senza sporcarmi, eh? Vabbè. Vai, siamo qui con i proprietari di Mordicchio e ci stava raccontando la peculiarità della salama da sugo che appunto era dentro la piadina, la salamina. Allora, la salamina da sugo è un insaccato tipico della zona di Ferrara e la provincia di Ferrara. La vera ricetta è fatta con le carni magre del maiale macerata con un vino e delle spezie. Poi ci sono delle parti, ad esempio la parte di Madonna Boschi, dove viene macerata con il rum, e quindi già un'altra cosa rispetto. Cioè, ragazzi, col rum. Esatto. Col rum. Io ad esempio personalmente preferisco il vino rispetto al rum, perché ti dà un sapore. Quella che abbiamo mangiato noi era col vino. Quindi se venite qua prendete quella col vino. Ma difficilmente si trova a Ferrara, la trovi proprio tipicamente nella zona di Madonna Boschi. Ok. Assicuratevi che quando la mangiate in trattoria sia data al cucchiaio e non a fetta, perché non è la vera salama da sugo. Quindi, ragazzi, occhio all'imitazione. Ragazzi, questa è una tappa da fare.
abbiamo ordinato da Take It Easy. Io ho preso un cappellaccio, come avete visto allo scontrino, e Luca ha preso lo spaghetto. Quindi ci hanno fatto tutto il pack per l'asporto, pronti per mangiare in strada. Allora, Luca sta arrivando con la cosa più importante della giornata, una delle cose più importanti della giornata. Altro cibo. Ma che carino il sacchettino. Abbiamo preso, vai, scopriamo cosa c'è qua. Lo spaghettino, cacio e pepe, ha una bellissima faccia, ok? E il cappellaccio di zucca, ragazzi, cioè se non venite a Ferrara non prendete i cappellacci, siete da buttare fuori da Ferrara, lo dico. Partiamo con l'assaggio dello spaghettino, dai. Molto buono. Impressione? Molto buono, si sente il lime, buonissimo. Quindi è cacio, pepe e lime? Sì. Molto buono. Allora ragazzi, cappellacci di zucca sono questi tortelloni, per chi non è di Ferrara, ripieni appunto con la zucca e solitamente li condiscono con il ragù. Io mi sono fatto mettere sopra anche il parmigiano e niente ragazzi, passiamo all'assaggio, lo divido perché sennò sicuramente mi immerdo. Oh mio Dio, vuoi sentire? Non lo faccio. No, stratosferici. Guardate la zucca. Cioè, ragazzi. Allora, i cacio e pepe di Luca sono buoni, ma se venite qua dovete assolutamente prendere i cappellacci di zucca. Wow, il contrasto dolce della zucca con il ragù, la sapidità del ragù e il parmigiano, bomba veramente. Take It Easy, approvato. Iniziamo ad essere leggermente pieni. Ragazzi, piccola parentesi tecnica sul canale, sto cercando di fare un po' di investimenti alla volta, perché ancora YouTube ovviamente non... E quindi sto uscendo di tasca mia, ovviamente, tutto quello che è l'investimento per il canale, e quindi sto cercando piano piano di migliorare l'audio con diversi microfoni. Settimana scorsa ho acquistato un nuovo microfono, purtroppo non è andata a buon fine l'acquisto perché lo smartphone non legge appunto questo tipo di microfono, quindi cercherò di ottenere il miglior audio possibile per il canale. E niente, detto questo, mi raccomando, continuate a sostenermi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati, così che io possa sempre di più portare contenuti e sia stimolato a fare sempre più street food. Questo sono io post cappellacci. Allora, dopo la salamina da sugo, dopo il cappellaccio di zucca, io sono pienotto. Chiudiamo lo street di oggi con qualcosa di zuccherato. Quindi
peso l'oscuro, banana, cacao, datteri e sale rosa. Allora, per la parte dolce ci siamo fermati da Zazie, non so se si pronuncia così, credo proprio di no, perché sicuramente mi sbaglierò, e ho preso il centrifugato, l'oscuro, banana, datteri, cacao e altre due cose che non mi ricordo, strabuono. Buonissimo, fanno tutte queste cosine particolari e si può anche mangiare questo, quindi fanno anche pranzo e tanta roba, quindi questa altra tappa da segnare, ragazzi, assolutamente. Poi se avete mangiato come abbiamo mangiato io e Luca il mondo, questo è il top per concludere. Forno, si inizia a sentire l'estate. Bene, anche questa puntata di Street Eater è finita. Io spero che vi sia piaciuta. Sicuramente farò degli altri episodi su Ferrara, perché c'è un mondo di roba. E però niente, solite raccomandazioni, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per venire aggiornati, e ci vediamo alla prossima. Bye.